Ci troviamo in via Gentile da Fabriano, all'altezza del numero civico 60, dove alcuni residenti hanno segnalato una grossa problematica di eccesso di velocità delle auto che da via Cesare Battisti, andando verso il mare, possono poi svoltare a sinistra ed arrivare da questa via. Questa è la via incriminata, ossia le auto arrivano velocissimamente da questa via, costeggiando, quasi rasentando il muretto, con la pericolosità di passanti, passeggini e anche biciclette che potrebbero anche venire investiti. Adesso andiamo a sentire direttamente le persone che ci hanno segnalato questa problematica. Questa strada è molto trafficata, auto, moto, camioncini, di tutto di più, e vengono giù molto forte. Quindi noi che dobbiamo uscire da questo cancelletto che ha un passo della strada, abbiamo molta paura di uscire. Succedono incidenti qui nello stop, vengono giù e ti rispondono male, ti fanno dei segnacci, magari tu fai un gesto come dire andate più piano. A me l'altro giorno mi hanno mandato a quel paese, oltre che è pericoloso sono anche maleducati. Vengono, spesso hanno il telefono in mano, basta una distrazione che noi per uscire da casa insomma dobbiamo fare il segno della croce. Questa è una strada che è pericolosa per noi, per i ragazzini che vanno a scuola con le biciclette, per tutti, per i grandi, i piccoli. E quello che chiediamo noi a gran voce è di metterci delle dune, quantomeno una nel mezzo, una davanti al nostro cancellino, che faccia rallentare queste auto. E altro problema è l'incrocio dove c'è lo stop, ovviamente, che non è che implica che le macchine si fermino, e che aggiunge pericolosità alla velocità delle auto che scendono dalla strada che ha nominato Rita. Quindi oltre a questi dossi per evitare la velocità, sarebbe magari opportuno mettere un semaforo? L'obiettivo deve essere quello, ovviamente, di rallentare la velocità di chi scende e comunque evitare che ci siano degli scontri dovuti al fatto che non sempre lo stop viene rispettato.